Oggi Brescia parte con noi in pole position, davvero una giornata dove vogliamo darvi un carico di fiducia perché c'è un'azienda che si occupa di dispositivi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, per essere più precisi, che è una vera eccellenza in ambito locale e nazionale. Si chiama Pinna. Allora è con noi il dottor Tullio Perleonardi, buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto e grazie per essere con noi, che è il presidente della Pinna. Il vostro slogan è lavoro sicuro e qua Certamente. abbiamo già racchiuso un po' tutto, eh? Vediamo un po' come nasce questa società. Pinna nasce negli anni 70 ad opera del sottoscritto e di mia moglie Pinna Maria Grazia. Naturalmente c'era già un'impronta da parte di mio suocero Pinna Battista già dal dopoguerra, quindi aveva già creato questa azienda. E poi l'abbiamo divulgata io e mia moglie, ampliando con vari prodotti, non Certo. solo per dispositivi di protezione individuali nelle aziende, ma anche con una linea di prodotti per l'igiene della persona e negli ambienti lavorativi. Quindi Il avete seguito un po', diciamo, il tracciato di suo tracciato, suocero, sì. in questo senso. Benissimo. Avete poi trasformato oggi questa società da una semplice azienda a conduzione familiare a una società per azioni. Una Una SRL, SRL, mi abbia pazienza. più precisamente. Sì. Quindi già negli anni 80, quando c'è stato, diciamo così, l'evoluzione, il boom industriale, quindi noi abbiamo trasformato questa società familiare in società di capitale. Ecco, il core business qual è della Pinna? Ma il core business della Pinna si tratta di dispositivi di protezione individuale che possono essere calzature da lavoro, guanti da lavoro, autoprotettori, prodotti per la sicurezza, per quanto riguarda l'uomo sul lavoro. Intanto mi dica, per Leonardi, con l'entrata in vigore delle nuove normative è cambiato un po' tutto. Certamente c'è stato un cambiamento enorme. C'era già una legge, ma molto vecchia, che era all'inizio del, diciamo così, metà Novecento. Poi dopo è cambiata con l'evoluzione e con l'entrata in vigore di nuove normative per quanto riguarda la Comunità Europea. Certo, sono più severe, sono più importanti da questo punto di vista. Certamente. La vostra politica aziendale qual è? Qual è il vostro obiettivo? Beh, il nostro obiettivo è quello di soprattutto informare i clienti e educarli soprattutto nell'uso dei dispositivi di protezione, non solo acquistarli, e quindi sensibilizzarli all'uso di questi prodotti, anche perché fino a poco tempo fa erano considerati solo dei costi e non, come si dice, un incentivo alla produzione, ecco. Certo, va bene. Allora io ringrazio Tullio Perleonardi per essere stato con noi, la Pinna SRL di Brescia, grazie ancora. E Grazie a lei. domani mattina alle 7, alle 7 e mezza torneremo ancora una volta in vostra compagnia, sempre su questo canale, sempre ancora in pole position.